fare queste cose. Finalmente sono uscita dalla sala operatoria e mi trovo in un corridoio. Finito un cesareo, io sono in un corridoio perché non c'è posto per me. Che dicevano che ero positiva, invece sono negativa e mi hanno fatto vivere un incubo. Un incubo ho vissuto un incubo. Alla fine io non ho niente. Io e la mia bambina siamo negative e ci hanno chiuso qui dentro. Adesso non vogliono dare l'ufficialità dei tamponi negativi e mi tengono qua. Sono in un corridoio. Buonasera, sono la signora Sterino Giulia, la suocera della ragazza ricoverata per Covid. Mia nonna è stata ricoverata il giorno 16 di settembre. Dopo il secondo tampone, con l'esito positivo, è stato portato all'ospedale Cervello. Hanno fatto all'ospedale Cervello altri tre tamponi, tutti e tre negativi. E due tamponi a mio figlio, il marito, che con esiti negativi. Faccio un appello al commissario e ai responsabili dell'ASP di non lasciare mia nuora nei corridoi a rischio, essendo negativa, e portarla nel reparto ginecologico dove è dovuto. E autorizzare soprattutto l'ASP a mio figlio, essendo negativo, e anche la moglie, per andare a trovare la figlia e la moglie che ancora non ha visto e non riesce più a contattarli dopo una diretta a Facebook. Grazie.